pochvalony Jezus Chrystus. Senadaty Jezu Chrysto i Maria. Chwalien Jezus i Maria. Będzie w języku świętego Jana Pawła II. Io parlo nella lingua di Santo Giovanni Paolo II. Ma per fortuna esiste la traduzione nelle altre lingue e io devo scegliere una lingua. Osoby konsekrowane, droga młodzieży i wszyscy inni uczestnicy tego 40. wydania Festiwalu Młodych w Medjugorje. Carissimi confratelli nel sacerdozio, carissimi consacrati e le consacrate, cari giovani tutti i partecipanti del 32° Mladifest. Pozdrowienia od arcybiskupa Hozera. Kilka dni temu odwiedziłem go, był jeszcze w domu i bardzo przeżywał, że nie może uczestniczyć w tym roku w tym festiwalu. All'inizio voglio trasmettervi i saluti da arcivescovo Hozer. Qualche giorno fa l'ho visitato finché era ancora a casa. Era dispiaciuto perché non poteva essere presente qui. Purtroppo la malattia che gli è capitata questi giorni non gli ha permesso di venire qui, ma lui ogni giorno sta meglio. Pregate perché lui si riprenda prima possibile per tornare qui a Medjugorje. Adesso passiamo alla nostra catechesi. Che cosa devo fare? Questo è il tema del nostro incontro. Który na swojej drodze spotkał Jezusa, światło nadziei. Wiele słyszał o nauczycielu z Nazaretu, widział tłumy, które za nim szły. Zapewne nie jeden raz poruszyły go wielkie znaki, porywające nauki Jezusa. Dlatego postanowił mu przedstawić swój problem, który nie dawał mu spokoju i z którym nie mógł sobie poradzić. Skoro inni zwierzali się nauczycielowi, dlaczegożby on nie miał skorzystać z okazji? Zdecydował się, podszedł do Jezusa i otworzył przed nim swoje serce. Che cosa devo fare? Questo interrogativo si manifestò nel cuore di un giovane che nel suo cammino di vita incontrò Gesù, luce di speranza. Molte cose aveva udito sul maestro di Nazareth. Aveva visto come la folla lo seguiva. Probabilmente era rimasto più volte impressionato dai grandi segni che Gesù faceva e dal suo entusiastico insegnamento. Perciò decise di presentare il suo problema che non gli dava pace e nei confronti del quale non sapeva come porsi, poiché anche altri si affidavano al Maestro, perché lui non avrebbe dovuto sfruttare quell'occasione? Si decise, andò verso Gesù e gli aprì il proprio cuore. Autentycznie poszukiwał w życiu czegoś więcej. Młody człowiek zawsze szuka czegoś więcej. Nie zadawala się prostymi rozwiązaniami, ani też doświadczeniami innych. W sercu młodego człowieka jest zawsze pragnienie czegoś więcej, czegoś nowego. W Kościele mamy ogromną ilość świętych i błogosławionych właśnie młodych ludzi.
Święta Teresa z Lisieux, Święta Maria Goretti, ostatnio błogosławiony Marcello Callo, błogosławiona Clara Badano, błogosławiony Karol Akutis. By przypomnieć tylko niektórych, a ich jest bardzo dużo, oni też szukali czegoś więcej i to znaleźli. Ascoltando il dialogo che ebbe con Gesù, si ha l'impressione che quel giovane cercasse autenticamente qualcosa di più nella sua vita. Il giovane cerca sempre qualcosa di più, non viene soddisfatto da soluzioni semplici e neppure da esperienze di altri. Nel cuore del giovane esiste sempre il desiderio di qualcosa di più, di qualcosa di nuovo. Nella Chiesa abbiamo un gran numero di giovani santi e beati, Santa Teresina di Lisieux, Santa Maria Goretti, il recente beato Marcello Callo, la beata Chiara Badano, il beato Carlo Acutis, per ricordare solo alcuni. Anche essi cercavano qualcosa di più e l'hanno trovato. Zobdarzona pragnieniem odkrywania Boga i Bożego świata oraz darem Bożej twórczości. I nie chodzi tu bynajmniej o sprawy przyziemne, lecz o głębie życia w prawdzie i prawdę o człowieku. La natura del giovane è dotato del desiderio di scoprire Dio e il mondo di Dio e del dono della creatività divina. E non si tratta qui di cose di tutti i giorni, ma della profondità della vita e della verità circa l'uomo. Można by powiedzieć, miał wszystko, czego potrzebował do normalnego życia, a mimo to w jego sercu nie było pokoju. Czuł wewnętrzny niedosyt. Opływał we wszystko, co ludzkie, ale to nie zaspokajało jego wewnętrznej potrzeby ducha. Jego serce spowite było smutkiem, brakowało mu radości. Z pewnością wiele się zastanawiał nad swoim życiem, czego dowodem jest rozmowa z Jezusem. Swoim wyznaniem potwierdzał: nie zabijam, nie cudzołożę, nie kradnę, nie zeznaję fałszywie, czczę ojca i matkę, zachowuję prawo Boże, ale nie czuję wewnętrznej satysfakcji, nie czuję bliskości Boga. Il giovane del Vangelo era ricco e possedeva molti beni. Si potrebbe dire che aveva tutto ciò che gli serviva per una vita normale, e tuttavia nel suo cuore non c'era pace. Percepiva una mancanza interiore, abbondava in tutto ciò che è umano, ma questo non soddisfava il bisogno interiore del suo spirito. Il suo cuore era avvolto da tristezza, gli mancava la gioia. Sicuramente rifletteva molto sulla sua vita, così che è testimoniata anche dalla sua conversione con Gesù. Quel giovane stesso riconobbe: non uccido, non commetto adulterio, non rubo, non ho falsa testimonianza, onoro mio padre, osservo la legge di Dio, ma non sento soddisfazione interiore, non sento la vicinanza di Dio. Każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu tego doświadcza. Jestem człowiekiem wierzącym, modlę się, chodzę do kościoła, ale wewnątrz nie czuję satysfakcji. Moja wiara jest słaba. Nie przekłada się na codzienne życie. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że wszystko jest w porządku, ale gdy wnikam w swoje życie, spostrzegam w nim ogromne obszary szarości. Zastanawiam się więc, poszukuję, stawiam sobie pytania. Conosciamo bene quella sensazione.
ciascuno di noi l'ha sperimentata in maggior o minor misura. Sono credente, prego, vado in chiesa, ma non sento soddisfazione interiore. La mia fede è debole, non si esprime nella vita di tutti i giorni. A prima vista pare sia tutto a posto, ma entrando nella mia vita vedo in essa delle enormi zone grigie, per cui mi faccio delle domande, cerco, mi pongo degli interrogativi. Szuka czegoś więcej, Jezus odpowiada, sprzedaj wszystko, co masz i pójdź za mną. Ewangelista dodaje, odszedł smutny, bo miał wiele dóbr. Al giovane del Vangelo, che come molti di noi cerca qualcosa di più, Gesù risponde, vendi quello che hai e seguimi. L'evangelista aggiunge, quel giovane se ne andò triste, possedeva infatti molte ricchezze. Reakcja tego młodego człowieka. Jezus przecież dał mu klucz do rozwiązania swojego problemu, ale on go nie przyjął. Miał możliwość zaspokoić swój duchowy głód, czegoś więcej i nie skorzystał. Dlaczego? Przywiązanie do rzeczy było silniejsze niż zaproszenie Jezusa. W konsekwencji brak odwagi, by odpowiedzieć na wezwanie Jezusa osobistym oddaniem, zaowocowało smutkiem. Odszedł więc zasmucony. Może nas iznenadi. La reazione di quel giovane può sorprenderci. Gesù gli aveva dato la chiave per risolvere il suo problema, ma lui non l'ha accettata. Aveva l'occasione di saziare la sua fame spirituale di un di più e non l'ha sfruttata. Perché? L'attaccamento alle cose è stato più forte della chiamata di Gesù. In conseguenza di ciò, la mancanza del coraggio di rispondere all'invito di Gesù con il proprio personale abbandono a lui ha portato il frutto della tristezza. Per questo se ne andò triste. Boga możemy doświadczyć dopiero wówczas, gdy nasze serce staje się wolne, gdy nie jest skrępowane więzami przywiązania do dóbr. Słowa Jezusa oznaczają konieczność uwolnienia serca z wszystkich więzów. Nie znaczy to, że mamy pozbyć się, zaraz wysprzedać wszystkie swoje dobra i dopiero pójść za Jezusem. Niektórych Bóg powołuje i do takiej formy życia w całkowitym ubóstwie. La vicinanza di Dio possiamo sperimentarla solo quando il nostro cuore diviene libero, quando non è inibito dai lacci dell'attaccamento ai beni. Le parole di Gesù hanno come significato la necessità che il cuore si liberi da ogni legame. Ciò non significa che dobbiamo disfarci di ogni cosa, vendere tutto ciò che possediamo e soltanto a quel punto seguire Gesù. Dio chiama alcuni a quella forma di vita in totale povertà. Jezus chce powiedzieć, że nikt nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzieć będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie, zapisuje ewangelista Mateusz. Nie może więc serce ludzkie być podzielone między dwóch panów, Boga i dóbr materialnych. Przywiązanie nawet do najmniejszej rzeczy jest zamykaniem serca dla Boga. A tutti gli altri Gesù vuol dire che nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro.
Non potete servire Dio e la ricchezza, così scrive Evangelista Matteo. Il cuore umano non può dividersi tra due padroni, Dio e i beni materiali. L'attaccamento, sia pure alla più piccola cosa, è chiusura del cuore a Dio. Już w Starym Testamencie mówił Bóg, że jest Bogiem zazdrosnym o człowieka i nie akceptuje, gdy człowiek stawia go na równi z rzeczami. Nie godzi się stawiać Boga, Stwórcy, na równi z rzeczami przez Niego stworzonymi. Bóg w swojej nieskończonej dobroci i miłości daje nam wszystko, również dobra materialne, abyśmy z nich korzystali dla osobistego dobra i rozwoju. Są to jednak dobra stworzone i nigdy nie należy ich stawiać na równi z Bogiem Stwórcą, ani też ich pragnąć bardziej niż samego Boga. Nella vita bisogna scegliere Dio, non le parole. Già nell'Antico Testamento Dio aveva detto di essere un Dio geloso dell'uomo e di non accettare che l'uomo lo equipari alle cose. Non è corretto equiparare Dio creatore con le cose da Lui create. Dio, nella sua infinita bontà e amore, ci dà tutto, inclusi i beni materiali, perché possiamo usarli per la nostra crescita personale. Tuttavia, quelli sono beni creati e non vanno mai equiparati a Dio Creatore, ne vanno desiderati più di Dio stesso. Trzeba go przyjąć sercem niepodzielnym, sercem całkowicie wolnym, sercem, które nie jest przywiązane do dóbr materialnych. Młody człowiek odszedł od Jezusa zasmucony, bo jego serce było pochłonięte dobrami. W konfrontacji z Jezusem przeważyły dobra materialne. Nie przyjął Jezusa do swojego serca, choć bardzo tego pragnął, bo w jego sercu dla Jezusa nie było miejsca. W Jezusie objawił się przecież sam Bóg, abyśmy Go łatwiej mogli zrozumieć i pojąć Jego nieskończoną miłość. Per comprendere la grandezza di Dio ed il suo amore verso di noi, dobbiamo accoglierlo con cuore indiviso, con un cuore non attaccato ai beni materiali. Il giovane se ne andò via da Gesù triste, perché il suo cuore era compenetrato dai beni materiali. Nel corso del suo confronto con Gesù i beni materiali erano in posizione di dominio. Quel giovane non accolse Gesù nel suo cuore, pur desiderandolo fortemente, perché nel suo cuore non c'era posto per Gesù. Dio stesso si è rivelato in Gesù perché potessimo capirlo più agevolmente e comprendere più facilmente il suo amore infinito. Świadectwo pewnego młodego człowieka. Był sparaliżowany i poruszał się na wózku inwalidzkim. Byłem jak wielu innych młodych ludzi, wyznawał ten młody człowiek, dla których praca, sport, rozrywka stanowią ważną treść codziennego życia. Z kolegami lubiłem wyskoczyć gdzieś samochodem, w weekend pójść na dyskotekę, wypić drinka, zabawić się. W niedzielę odpoczywałem i dla Boga wiele czasu nie miałem, choć byłem człowiekiem wierzącym, podkreślał. Tak wyglądało moje codzienne życie. Mi è rimasta fortemente impressa la toccante testimonianza di un ragazzo. Era paralizzato e si spostava in carrozzina.
Però come molti altri giovani ammetteva quel ragazzo, per i quali il lavoro, lo sport e lo svago sono componenti importanti della vita quotidiana. Amava uscire con gli amici guidando la macchina, andare in discoteca nel fine settimana, bere e divertirmi. La domenica mi riposavo e non avevo molto tempo per Dio, pur essendo credente, sottolineava lui. Così appariva la mia vita. Lat continuował. Po jednej z imprez zdarzył mi się ciężki wypadek samochodowy. Uszkodzenie kręgosłupa spowodowało paraliż dolnych kończyn. Kiedy w szpitalu odzyskałem świadomość i dowiedziałem się o swoim stanie zdrowia, w sercu pojawiła się wielka rozpacz i bunt przeciw Bogu. Czułem się skończony, zdruzgotany. Nachodziły mnie myśli samobójcze. W takim stanie odwiedził mnie kapelan szpitala. Początkowo nie chciałem z nim rozmawiać, ale ów kapłan był cierpliwy, słuchał moich oskarżeń, jakimi za swoje kalectwo barczałem Boga. W pewnym momencie ksiądz zaczął mi mówić o sensie cierpienia i o tym, że paraliż wcale nie przekreśla mojego życia, wręcz przeciwnie. Zastanawiałem się długo nad tym, co mi powiedział. Compiuti i 21 anni, proseguiva, ho avuto un serio incidente stradale dopo aver partecipato ad un evento. I danni alla colonna vertebrale hanno causato la paralisi dei miei arti inferiori. Ripresa conoscenza in ospedale e saputo il mio stato di salute, nel mio cuore si è manifestato un grande disperazione e ribellione a Dio. Mi sentivo esausto, oppresso. Mi vennero anche pensieri di suicidio. Mentre ero in quello stato, venne a trovarmi il cappellano dell'ospedale. All'inizio non volevo parlare con lui, ma quel sacerdote fu paziente, ascoltò le mie recriminazioni con cui incolpavo Dio della mia invalidità. A un certo punto il sacerdote cominciò a parlarmi del senso della sofferenza e del fatto che una paralisi non avrebbe distrutto la mia vita. Anzi, pensavo molto a quello che mi aveva detto. Boga, pełne miłości, nauczył mnie rozmawiać z Bogiem i być z Bogiem. Dzisiaj po kilku latach od wypadku kontynuował swoje świadectwo u młody człowiek. Moje życie zmieniło się całkowicie, a niedowład fizyczny wcale nie jest mi ciężarem. Jezus jest moim przyjacielem, który sprawił, że w moim sercu na stałe zagościł pokój, radość i pragnienie życia, i to tak dalece, że niekiedy chce mi się krzyczeć z radości. Wypadek sprawił, że odnalazłem to, co jest najważniejsze dla nas. Odnalazłem Boga osobowego. Mi aveva rivelato una diversa immagine di Dio, pieno d'amore, e mi aveva insegnato a parlare con Dio e a stare con Lui. Oggi, alcuni anni dopo l'incidente, proseguiva il giovane nella sua testimonianza, la mia vita è completamente cambiata e la mia immobilità fisica non mi è più di peso. Gesù è il mio amico che ha fatto sì che nel mio cuore dimorasse stabilmente la pace, la gioia e la voglia di vivere. Tanto che a volte vorrei gridare di gioia. L'incidente mi ha costretto a ritrovare ciò che è più importante per noi. Ho trovato Dio in quanto persona. Od tej chwili z prawdziwą radością dzielił się swoim doświadczeniem i zachęcał innych, aby nie zamykali się na Boga. Czasem trzeba coś stracić
ze swojego. Czasem nawet coś ważnego, aby zyskać coś znacznie większego i niepowtarzalnie ważnego. Ha trovato il Dio che non conosceva. Da allora ha condiviso la sua esperienza con autentica gioia e ha spronato altri a non chiudersi a Dio. A volte dovete perdere qualcosa di vostro, talvolta anche qualcosa di importante, per ottenere qualcosa di molto più grande e imparagonabilmente più importante. Miłość Jezusa. Prawdziwa radość w życiu rodzi się z przyjaźni z Bogiem, z przylgnięcia do osoby Jezusa. Bez tej radości człowiek nie może żyć. Ktoś poetycko pięknie powiedział, że człowiek bez radości jest podobny do pięknego żaglowca unieruchomionego brakiem wiatru. Prawdziwa radość rodzi się wówczas, kiedy w sercu nie ma lęku o jutro, o sprawy materialne, kiedy to serce nie jest uzależnione od spraw codziennych, od wydarzeń życia, od otoczenia, lecz jest przepełnione ufnością w Boga. Czyż Jezus nie powiedział: popatrzcie na ptaki na niebie, nie sieją, nie żną, nie gromadzą w magazynach, a wasz Ojciec Niebieski je żywi. Czy wy nie więcej znaczycie niż one? Scegliere l'amore di Gesù. Nella vita la gioia autentica nasce dall'amicizia con Dio, dall'affetto alla persona di Gesù. L'uomo non può vivere senza tale gioia. Qualcuno ha poeticamente affermato che l'uomo senza gioia è simile ad un bellissimo veliero immobilizzato dalla mancanza di vento. La vera gioia nasce quando nel cuore non c'è paura per il domani, per le cose materiali, quando il cuore non dipende dalle cose di ogni giorno, dagli eventi della vita o da ciò che lo circonda, ma invece colmo di fiducia in Dio. Gesù non ha forse detto: guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? Człowiek dla Boga jest najważniejszy. To dlatego Bóg posłał na ziemię swojego Syna Jezusa Chrystusa, który dla potwierdzenia tej wielkiej swojej miłości do człowieka oddał za niego swoje życie na krzyżu. Krzyż to najwyższa i najczystsza forma miłości, miłości niepojętej i miłości bezgranicznej. L'uomo è l'essere più importante per Dio. Per questo Egli ha inviato nel mondo il suo Figlio Gesù Cristo, che per confermare il suo grande amore verso l'uomo ha dato per lui la sua vita sulla croce. La croce è la più pura forma d'amore, di un amore incomprensibile ed infinito. Jezus zaprasza wszystkich do rozszerzania tej miłości na innych w nadziei, że oni również znajdą swoje miejsce w przyjaźni założonej przez Jezusa. Trzeba ją zatem przyjąć, ożywiać i pogłębiać, rozwijając przyjaźń z Jezusem. Przyjaźń z Jezusem jest porywająca. L'uomo non dovrebbe mai chiudersi all'amore di Dio o rifiutarlo. Gesù invita
tutti a diffondere quest'amore agli altri, nella speranza che anche essi trovino il loro posto nella comunità di amici fondata da Gesù. Perciò tale amore va accolto, ravvivato ed approfondito, sviluppando l'amicizia con Gesù. L'amicizia con Gesù entusiasma. Kiedy zapytali Jezusa, gdzie mieszkasz, usłyszeli zaproszenie: chodźcie i zobaczcie. Nie zmuszał ich, lecz zaprosił. A oni poszli i zobaczyli, gdzie mieszka. Spotkanie z Jezusem było tak porywające, że tego dnia pozostali u Niego aż do wieczora. Jan Ewangelista, piszący pod koniec swojego życia Ewangelię, pamiętał, że tego dnia zostali u Jezusa aż do wieczora. To nie przypadek. Wzruszające, że przez całe życie pamiętał. To taki mały szczegół, ale jakże ważny. A przecież po tym spotkaniu zostawili wszystko i poszli za Nim. I primi discepoli, quando chiesero a Gesù dove dimori, udirono l'invito: venite e vedrete. Egli non li forzò, ma li invitò. Ed essi andarono e videro dove dimorava. L'incontro con Gesù li entusiasmò a tal punto che quel giorno rimasero presso di Lui fino a sera. Scrivendo il Vangelo al termine della sua vita, l'Evangelista Giovanni si ricordò che quel giorno rimasero presso Gesù fino a sera. Toccante, è un dettaglio tanto piccolo quanto importante. Dopo quell'incontro lasciarono tutto e lo seguirono. Słusznie zauważa, że przyjaźń z Jezusem jest największym dobrem człowieka. Prawdziwa przyjaźń, pisze Chrystus Vivitus dla młodzieży, nie jest relacją ulotną lub przejściową, ale trwałą, solidną, wierną, która dojrzewa wraz z upływem czasu. Jest to relacja uczucia, która sprawia, że czujemy się zjednoczeni, a jednocześnie jest miłością hojną, która wiedzie nas do starania się o dobro przyjaciela. Ha ragione, Papa Francesco rileva che l'amicizia con Gesù è il maggior bene dell'uomo. Amicizia autentica non è una relazione fugace e passeggera, ma stabile, salda, fedele, che matura con passare del tempo. È un rapporto di affetto che ci fa sentire uniti e nello stesso tempo è un amore generoso che ci porta a cercare il bene dell'amico. Wielki przyjaciel młodzieży, święty Jan Paweł II, kilka lat wcześniej również do młodzieży zgromadzonej w Damaszku mówił: serdeczna więź z Chrystusem stanowi też sekret życia, które przynosi owoce, bo jest skupione na tym, co najistotniejsze dla każdego człowieka. Na dialogu z tym, który jest naszym Stwórcą i Zbawicielem. Dzięki temu wasze życie nie będzie powierzchowne, ale głęboko zakorzenione w wartościach duchowych, moralnych i ludzkich, które stanowią kościec wszelkiego istnienia i wszelkiego życia. Wielki przyjaciel młodych, grande amico dei giovani, San Giovanni Paolo II, alcuni anni prima
Avevo detto ai giovani riuniti a Damasco, il rapporto cuore a cuore con il Signore costituisce anche il segreto di un'esistenza che porta frutto, perché organizzata attorno a ciò che è centrale per qualsiasi essere umano, il dialogo con Lui che è nostro Creatore e nostro Salvatore. Così la vostra vita non sarà superficiale, ma profondamente radicata nei valori spirituali, morali e umani, che sono la colonna vertebrale di qualsiasi essere e di qualsiasi esistenza. Rzeczywiście największym dobrem każdego człowieka. Dlatego Jezus zaprasza młodego człowieka, uwolnij się od dóbr materialnych, aby posiąść największe dobro. Tylko takie dobro zmierza zawsze do dzielenia się, podkreśla papież Franciszek. Jest to dobro związane z odkryciem prawdy o człowieku i Bogu. A każde autentyczne odkrycie prawdy i piękna szuka swojej ekspansji. A każda osoba przeżywająca głębokie wyzwolenie zyskuje większą wrażliwość wobec potrzeb innych ludzi. Jakże wymowne w tym względzie są niektóre wypowiedzi świętego Pawła. Miłość Chrystusa przynagla nas. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Un'amicizia con Gesù così concepita è davvero il bene più grande per ogni uomo. Per questo Gesù invitò quel giovane: liberati dei beni materiali per poter possedere un bene più grande. Solo un tale bene tende sempre a comunicarsi, dice il Papa Francesco. Quel bene è legato alla scoperta della verità sull'uomo e su Dio. Ma ogni scoperta autentica di verità e di bellezza cerca per sé la sua espansione, e ogni persona che viva una profonda liberazione acquisisce maggiore sensibilità davanti alle necessità degli altri. Quanto sono eloquenti sotto questo aspetto alcune dichiarazioni di San Paolo: l'amore del Cristo ci possiede, guai a me se non predicassi il Vangelo. Umacnia się, gdy jest przekazywane, a słabnie w izolacji i pośród wygód. Istotnie najbardziej korzystają z możliwości życia ci, którzy rezygnują z wygodnego poczucia bezpieczeństwa i podejmują z pasją misję głoszenia życia innym. Papa Francesco, tale verità chiude dicendo: la vita si rafforza donandola e si indebolisce nell'isolamento e nell'agio. Di fatto, coloro che sfruttano di più le possibilità della vita sono quelli che lasciano la riva sicura e si appassionano alle missioni di comunicare la vita agli altri. Warto zatem dać się ponieść młodzieńczej fantazji i entuzjazmowi i nawiązać głębszą relację z Jezusem. Zachęcając do tego, jeszcze raz papież podkreśla już na samym początku encykliki Evangelii Gaudium: radość Ewangelii napełnia serce człowieka oraz całe jego życie tym, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy pozwalają, ażeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od pustki, od izolacji. Przyjmując to zaproszenie, każdy może się stać częścią
nowego etapu ewangelizacji naznaczonej ową radością, ukazując w ten sposób drogi Kościoła w najbliższych latach. Perciò, a differenza del giovane del Vangelo, vale la pena che voi permettiate che le fantasie e l'entusiasmo giovanile vi portino ad instaurare un rapporto più profondo con Gesù. Il Papa, incoraggiandovi fin dall'inizio dell'enciclica Evangelii Gaudium, evidenzia che la gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Accogliendo tale invito, ciascuno può divenire parte di una nuova tappa evangelizzatrice marcata da questa gioia, indicando così la via per il cammino della Chiesa nei prossimi anni. Non è rimasto ancora tanto in questa meditazione, ma adesso intanto facciamo una piccola pausa. A zatem jesteśmy zaproszeni, aby otworzyć się na nowość. Spotkanie z Jezusem nie jest nigdy pasywne. Każdy, kto otwiera się na obecność Jezusa w swoim życiu, czuje w sobie mocną potrzebę bycia świadkiem owego czegoś więcej. Młodzieniec z Ewangelii niestety nie zdecydował się otworzyć na nowość ofiarowaną mu przez Jezusa. Jezus, który do nas przychodzi, pragnie, aby nas sobą ubogacić i posłać do świata jako swoich świadków, uczniów, jako świadków doświadczonego osobistego dobra i miłości. Allora, siamo chiamati ad aprirsi alla novità. L'incontro con Gesù non è mai passivo. Ciascuno, se si apre alla presenza di Gesù nella propria vita, sente in sé un bisogno forte di essere testimone di quel qualcosa di più. Il giovane del Vangelo, purtroppo, non decise di aprirsi alla novità che Gesù gli offriva. Gesù, che viene a noi, vuole arricchirci di sé e inviarci nel mondo come suoi discepoli, come testimoni della bontà e dell'amore personale che abbiamo sperimentato. Motivare i suoi przyjaciół do dzielenia się wewnętrznym dobrem z innymi, Jezus pozostawia im swoje słowo. Jest to słowo Boże pełne dynamizmu. W Słowie Bożym pojawia się nieustannie dynamizm wyjścia, jaki Bóg pragnie wzbudzić w wierzących. Księgi tak Starego, jak i Nowego Testamentu przytaczają na to wiele przykładów. Abraham przyjął wezwanie do wzwyruszenia do nowej ziemi. Mojżesz usłyszał Boże wezwanie: idź przeto teraz, oto ja posyłam cię. Prowadził lud do ziemi obiecanej. Do Jeremiasza powiedział: pójdziesz, dokądkolwiek cię poślę. Per motivare ancora di più i suoi amici a condividere il loro bene interiore con gli altri, Gesù lascia loro la sua parola. È parola di Dio colma di dinamicità. Nella parola di Dio appare costantemente quel dinamismo di uscita che Dio vuole provocare nei credenti. I libri, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, ne riportano molti esempi.
Abramo accettò la chiamata a partire verso una terra nuova. Mosè ascoltò la chiamata di Dio: va, io ti mando, e fece uscire il popolo verso la terra promessa. A Geremia disse: andrai da tutti coloro a cui ti manderò. L'uomo che accetta l'invito di Gesù riceve anche la libertà interiore. Człowiek, który przyjmuje zaproszenie Jezusa, otrzymuje też wewnętrzną wolność do opuszczenia swojej ziemi, gotowość do pójścia za głosem Bożym, dyspozycyjność do bycia Jego świadkiem pośród ludzi. A Ty, drogi młody przyjacielu, czy postawiłeś sobie pytanie, gdzie Jezus pragnie Cię posłać? Czy jesteś gotowy do pójścia za głosem Bożym? A jeśli nie, to dlaczego nie? Człowiek, który przychwaća Jezusów poziv... L'uomo che accetta l'invito di Gesù riceve anche la libertà interiore per lasciare la propria terra, la prontezza di seguire la voce di Dio e la disponibilità ad essere suo testimone tra gli uomini. E tu, caro giovane amico, tu ti sei posto la domanda: dove Gesù vuole mandarmi? Sei disposto a seguire la voce del Signore? Se no, perché no? Razem z innymi siostrami pracowała w szpitalu. Nie nosiła habitu ani żadnego znaku religijnego, bo było to zabronione. Jej misja w dużej mierze polegała na pełnieniu posługi pielęgniarskiej wobec chorych, opatrywaniu ran, podawaniu lekarstw, spełnianiu różnych posług. I choć była to trudna i ciężka praca, siostra starała się ją wykonywać z oddaniem i poświęceniem. Chorzy, widząc jej radość i pogodę ducha, nie jeden raz zadawali jej pytanie: dlaczego się tak poświęcasz? Skąd w tobie tyle radości? A ona z uśmiechem odpowiadała: mój Bóg Jezus Chrystus daje mi siłę i radość. A na to oni: że też chcieliby poznać tego Boga. Una volta conobbi una suora missionaria in Algeria, una terra musulmana. Lavorava in un ospedale insieme ad altre sorelle. Non portava l'abito né alcun segno di fede, poiché farlo era proibito. La sua missione, come quella delle infermiere, consisteva in gran parte nel badare gli ammalati, fasciare le ferite, somministrare medicine e compiere diversi servizi. Era un'occupazione molto stressante e gravosa, ma la suora si sforzava di compierla con dedizione e disponibilità al sacrificio. Gli ammalati, vedendo la sua gioia e serenità di spirito, diverse volte le chiedevano: perché ti sacrifichi così? Da dove viene tanta gioia che c'è in te? Lei allora, sorridendo, rispondeva: il mio Dio, Gesù Cristo, mi dà forza e gioia. Ed essi rispondevano che volevano anche essi conoscere quel Dio. La dobra novina è Słowem Bożym, które jak kiedyś, tak i dziś zachowuje tę samą świeżość i tę samą siłę prowokacji. W ten sposób stajemy się prawdziwym zaczynem lub fermentem w życiu tego, kto je przyjmuje, rozbudzając w nim pragnienie życia tym słowem i wyjścia ku innym, aż na peryferie potrzebujące światła Ewangelii. Buduci da smo autentyczni svedoci. Dal momento che siamo testimoni, diveniamo
anche predicatori della lieta novella. Questa lieta novella è la parola di Dio che un tempo, come anche oggi, contiene la medesima freschezza e la stessa forza di provocazione. In tal modo essa diventa lievito e fermento autentico nella vita di quanti la colgono, risvegliando in essi il desiderio di vivere quella parola e di uscire perfino verso tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. Człowieka, lecz od Boga. Z tej racji staje się nieprzewidywalne. Ewangelista Marek przypomina, że Jezus porównał Słowo Boże do zasianego ziarna, które posiał rolnik. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Musimy być świadkami tego, że Chrystus nas posyła, aby ziarno Boże siać w serca ludzi, nie czekając, czy ono zakiełkuje i wyda owoc. Jeden sieje, a drugi zbiera owoc, mówi ewangelista. Nawet jeśli my siejemy, prawdziwy wzrost zasianego ziarna jest dziełem Ducha Świętego, bowiem tylko On jest zdolny uczynić płodną ziemię ludzkiego serca. La parola con la quale Gesù ci invita non viene dall'uomo, ma dal Dio. Per questo motivo diviene imprevedibile. L'Evangelista Marco ci ricorda che Gesù paragonò la parola di Dio ad un seme seminato da un contadino. Dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa. Dobbiamo essere consapevoli che Cristo ci invia perché seminiamo il seme di Dio nei cuori degli uomini, non attendendo che esso germogli e porti frutto. Uno semina e un altro miete, dice il Vangelo. Anche se seminiamo, la vera crescita del seme che viene seminato è opera dello Spirito Santo, poiché solo Lui è in grado di rendere il cuore dell'uomo un terreno fecondo. Na bierzmowaniu. Mama jednej z dziewcząt, prosząc na początku mszy świętej o bierzmowanie, dała świadectwo o swojej córce, mającej zaledwie 15 lat. Otóż w październiku, kiedy były w Polsce manifestacje niewiast na ulicach i przed którymi z kolejnych manifestacji przyszli agitatorzy do szkoły podstawowej, aby młodzież wyprowadzić na ulicę, ta właśnie niespełna 15-letnia dziewczynka wstała i powiedziała, że ona nie pójdzie, bo jest wierzącą i życie jest największym darem Bożym. I takie piękne dała świadectwo tego właśnie zasiewu ewangelicznego, które ktoś wsiał w jej serce. Niedawno, poco fa, prima del sacramento della cresima, in una parrocchia, mi si è avvicinata una madre di una ragazzina di 15 anni. Questa era a mese di ottobre, quando in Polonia c'erano delle manifestazioni delle donne che le facevano per strada. La madre di quella ragazza mi ha raccontato un evento. Nella scuola sono venute le persone che hanno invitato le ragazze a uscire per strada. Sua figlia si è alzata dinanzi a tutti e dinanzi a tutta la classe ha detto che lei non va, non vuole andare, perché lei crede in Dio e la vita è più grande dono di Dio. Ha dato una così bella testimonianza. Radość głoszenia Ewangelii jest zawsze radością misyjną.
Przeżywa ją sam Jezus, radujący się w Duchu Świętym i wysławiający Ojca, ponieważ Jego objawienie dociera do ubogich i najmniejszych, wspomina Ewangelista Łukasz. Doświadczają jej uczniowie powracający z misji. Są pełni radości, przypomina Ewangelista. Odczuwają ją pierwsi, pełni podziwu pierwsi nawracający się, słuchając przepowiadania apostołów, każdy w swoim własnym języku. La gioia dell'annuncio del Vangelo è anche una gioia missionaria. La vive Gesù, che esulta di gioia nello Spirito Santo e loda il Padre, perché la sua rivelazione raggiunge i poveri e i più piccoli, ricorda l'Evangelista Luca. La sperimentano i discepoli che tornano dalla missione pieni di gioia, scrive Evangelista Luca. La sentono pieni di ammirazione i primi che si convertono nell'ascoltare la predicazione degli apostoli, ciascuno nella propria lingua. Pytanie, co wywołuje we mnie Ewangelia? Czy również ja jestem radością ewangeliczną? Czy również ja czuję się posłany? Prawdziwa radość jest siłą, która przynagla do wyjścia ku tym, którym nie zostało jeszcze obwieszczone zbawienie. Ta radość jest współodpowiedzialnością za zbawienie innych, a tym samym pragnieniem zaniesienia im Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata. Radość głoszenia Ewangelii posiada zawsze dynamikę wyjścia i daru, wyjścia poza siebie, podążania i siania zawsze na nowo, zawsze dalej. Alla luce delle precedenti parole, vale la pena di farsi la domanda: cosa provoca in me il Vangelo? Sono anch'io gioia del Vangelo? Mi sento inviato anch'io? La gioia autentica è forza che ci stimola a uscire verso coloro a cui non è stata ancora rivelata la salvezza. Tale gioia è responsabilità comune per la salvezza altrui e con ciò anche desiderio che venga a loro portato Gesù Cristo, unico Salvatore del mondo. La gioia dell'annuncio del Vangelo ha sempre la dinamica dell'esodo e del dono, dell'uscire da se stessi, del camminare e del seminare sempre di nuovo, sempre oltre. Jeszcze raz chciałbym przypomnieć słowa papieża zacytowane na początku, które myślę, że mają sens, że życie umacnia się, gdy jest przekazywane, a słabnie w izolacji pośród wygód. Istotnie najbardziej korzystają z możliwości życia ci, którzy rezygnują z wygodnego poczucia bezpieczeństwa i podejmują z pasją misję głoszenia życia innym, i że życie wzrasta i staje się dojrzałe w miarę, jak ofiarujemy je za życie innych. Alla luce di queste riflessioni, ancora una volta voglio citare le parole di Papa Francesco, che sono state dette già all'inizio. La vita si rafforza donandola e si indebolisce nell'isolamento e nell'agio. Di fatto, coloro che sfruttano di più le possibilità della vita sono quelli che lasciano la riva sicura e si appassionano alle missioni di comunicare la vita agli altri. La vita cresce e matura nella misura in cui la doniamo per la vita degli altri. Odczuwa wewnętrzną potrzebę, aby nieść go innym, aby głosić jego dobrą nowinę,
aby dawać świadectwo swojej z nim przyjaźni. Concludendo, voglio dire che ciascuno innamorato di Gesù Cristo sente la necessità interiore di portarlo agli altri, di annunciare la sua buona novella e di testimoniare la nostra amicizia con lui. Jezus potrzebuje nas wszystkich, was młodych i nas starszych, aby iść i nieść Chrystusa aż na peryferie egzystencjalne, także do tych, którzy wydają się najbardziej oddaleni i najbardziej obojętni, jak zauważa papież Franciszek i przypomina, że Jezus zaprasza nas, abyśmy nie lękając się, poszli z misyjnym przepowiadaniem wszędzie tam, gdzie jesteśmy i z kim jesteśmy. W gronie sąsiadów, na studiach, uprawiając sport, wychodząc z przyjaciółmi, w ramach wolontariatu lub w środowisku pracy. Bo zawsze dobre i wskazane jest dzielenie się z innymi radością Ewangelii. Gesù, quando dà questa testimonianza, dà la forza di andare perfino controcorrente se necessario. Gesù ha bisogno di tutti noi, di voi giovani e di noi anziani, perché andiamo e portiamo Cristo nelle periferie esistenziali, anche quelli che sembrano i più lontani e più indifferenti. Ammonisce Papa Francesco, che ci ricorda che Gesù ci invita ad essere missionari indomiti, dovunque ci troviamo e con chiunque siamo, nel quartiere, nello studio, nello sport, quando usciamo con gli amici, facendo volontariato o al lavoro. È sempre bene e opportuno condividere la gioia del Vangelo. Pan staje się bliskim wobec wszystkich i chce, abyście i wy, młodzi, byli jego narzędziami, by promieniować światłem i nadzieją, bo chce liczyć na waszą odwagę, świeżość, na wasz entuzjazm. Questo è il modo in cui il Signore si avvicina a tutti e vuole che voi giovani siate dei strumenti per irradiare luce e speranza, perché vuole contare sul vostro coraggio, sulla vostra freschezza e sul vostro entusiasmo. Jezus pyta każdego z was, czy jesteście na to gotowi. Tu w Medjugorje porozmawiajcie o tym z Maryją, Matką Jezusa. Powiedzcie jej, co dzieje się w waszym sercu, czym ono żyje. A ona zaprowadzi was do swojego Syna Jezusa. Ona pomoże wam zrozumieć do końca, co jest w waszym sercu. Ona pomoże wam znaleźć właściwą odpowiedź na pytanie, co mam czynić. Durante l'incontro a Medjugorje, Gesù chiede a ciascuno di voi, siete disposti per questo? Qui a Medjugorje parlate di questo con Maria, madre di Gesù. Dite a lei cosa sta accadendo nel vostro cuore, di che cosa vive, e lei vi porterà il suo figlio Gesù. Lei vi aiuterà a comprendere cosa c'è nel vostro cuore. Vi aiuterà a trovare la risposta alla domanda, cosa dobbiamo fare. Waszej cierpliwości, ale już skończyłem i dziękuję za waszą uwagę. Niech Bóg wam błogosławi.
Grazie per vostra pazienza. Ho finito. Il Signore benedica tutti voi. Adesso un canto con nostro orchestra e coro. Sta navigando la mia barca sopra il mare, di cui Gesù è il capitano. Sta navigando la mia barca sopra il mare, di cui Gesù è il capitano. E i marinai che insieme a lui stanno navigando dicono: lave i nostri cuori tu che puoi. E i marinai che insieme a lui stanno navigando dicono: lave i nostri cuori tu che puoi. Gerusalemme, che bella sei, strade dorate di cristallo del mare. Gerusalemme, che bella sei, strade dorate di cristallo del mare. Per quelle strade correremo, strade dorate di cristallo del mare. Per quelle strade correremo, strade dorate. Quelle strade correremo, strade dorate di cristallo e mar. Per quelle strade correremo, strade dorate di cristallo e mar. La 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 la, la 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 la. E i marinai che se ne stanno navigando dicono: lave i nostri cuori tu che puoi.
Adesso con noi qui è Sanja Barišić da Međugorje. E lei vuole adesso raccontarci sua testimonianza. Grazie a Dio Gesù Cristo. Il parroco mi ha già presentato. Io all'inizio vorrei dire che io ho paura di parlare. Sapevo cosa sarà qui e ho pregato la novena dello Spirito Santo. E oggi, dopo la novena, apro letture e mi si apre il brano dove Gesù sta con i discepoli nella barca nel mare in tempesta. E i discepoli dicono: Gesù, aiutaci, stiamo morendo. E lui dice: perché avete paura, uomini di poca fede? Allora sapete chi sta dinanzi a voi: una donna di poca fede. Ma non ho paura di questo, scusate, non ho paura di questo, perché quella che intercede per me è la Madonna, in modo particolare la Madonna di Međugorje. Io non so da dove iniziare. Allora, ho 55 anni e sono nato 25 luglio a San Giacomo, che è patrono della parrocchia di Međugorje, patrono dei pellegrini, e questo è anche un segno che sono venuto proprio a Međugorje. Allora, non vorrei parlare tanto di come è arrivato al punto di scegliere il male, quando sono diventata tossicodipendente, ma sono stata 14 anni tossicodipendente. Sicuramente conoscete che va piano piano, si ascolta un po' questo, si fuma l'erba, poi hashish, poi qualcuno passa su eroina, poi si sta un po' tempo per su eroina e si finisce così come sono finita io. Allora ero una persona morta che camminava, avevo 15 kg di meno di oggi, avevo dei segni da yaghi da tutte le parti, sulle gambe, sulle braccia, una cosa terribile. Se qualcuno di quelli che mi conoscevano mi vedesse adesso, non mi conoscono, perché io sembravo più anziana, più vecchia di come sono adesso, anche se avevo solo 26 anni. Il mio aspetto era così. Io non sono cresciuta in una famiglia dove la fede veniva praticata, ma avevo la nonna che io posso dire era una piccola santa. Se vi ricordate delle nostre donne anziane, mercoledì e venerdì, misteri dolorosi, ma altri giorni altri misteri, ma sempre Santo Rosario, sempre, e ogni giorno Santa Messa, confessione, eccetera. Noi veniamo da lei di domenica a pranzo e veniamo lì, la porta chiusa alle 9 del mattino. Lei dice: ma voi sapete dove sono stata io? Io sono in chiesa, la messa alle 8, venite dopo la messa, perché la messa è al primo posto. E ancora un'altra cosa breve di mia nonna, per dire quanto la preghiera di intercessione può fare nella vita di qualcuno, perché Signore, per intercessione delle persone che pregano col cuore e che pregano per certa persona, Dio non può rimanere sordo a questa preghiera. Allora c'era il tempo di comunismo e lei, logico, sempre andava a scuola. Quando è finita la guerra, sono venuti i comunisti al potere, e lì tutte le case erano distrutte, si stava in fila per ricevere magari qualche mattonella per rimettere a posto la casa. E lei è arrivata lì e quell'uomo gli ha chiesto: ma cosa vuoi? Tu sei sempre in chiesa sull'altare e vai lì a chiedere dei mattoni. Lei è andata a casa, domani si è alzata, di nuovo si è messa in fila, di nuovo arriva lì: ma cosa fai? Ti ho detto ieri, per te non ci sono dei mattoni. Mia nonna era un tipo strano, con una fede così forte. Lei non dubitava, lei sapeva che Dio provvede, lei non chiede nulla. E così per 10 giorni andava lì, e l'uomo alla fine si è stufato, e quando lei è venuta gli dice: ma quante mattonelle vuoi, te li do? Lei ha detto un numero, lui ha scritto un numero e ha detto: ma vattene via. Lei ha detto: grazie Gesù.
Io sapevo che tu provvedi queste mattonelle. Queste erano grandi testimonianze allora. Cioè, una donna del genere ha pregato per me. E lei mi ha consacrata al Sacro Cuore di Gesù e Immacolato Cuore di Maria. E io allora, quando ero nei periodi peggiori, ero un morto che camminava, tossicodipendente. Io cercavo solo dove posso procurarmi una nuova dose e io venivo da lei. Questa donna non mi ha mai detto una parola, non mi ha mai condannato, mi faceva del tè perché io sempre sudavo, sempre mi appoggiava. Lei aveva una fede concreta e lei mi ha consacrato alla Madonna di Medjugorje. E io posso dirvi, quando siete una droga voi non avete una scelta, non siete un uomo libero, un uomo che ragiona di testa sua, ma siete schiavo, scegliete sempre il male, tra il bene e il male non siete più liberi, scegliere il bene scegliete sempre il male, perché una volta scelto il male cadete in un certo peccato, il male vi apprende e vi porta a destra e manca, siete sempre circondati dalle persone che fanno del male, voi mentite, rubate, vi nascondete, cioè fate solo cose negative, cioè questo è indescrivibile. Ma quando io avevo 30 anni, perché nel frattempo mi sono sposata con un altro tossicodipendente, siamo sposati anche in chiesa e vedete che Dio qui è sua mano, per piacere alla sua famiglia io mi sposo in chiesa anche se non era credente. Ero battezzata perché mia nonna mi ha fatto battezzare e la cresima ho ricevuto nel momento del matrimonio. Allora noi con il battesimo, con la cresima ricevevamo lo Spirito Santo. Io come guardavo questo? Io ero completamente drogato, c'erano dei momenti che io dovevo andare in chiesa, lei che non sono andata mai in chiesa, dovevo confessarmi perché mi sembrava di morire se non mi confesso. Allora lo Spirito Santo anche nel male cerca di raggiungervi. Allora adesso il punto di domanda, quanto siamo aperti a lui? Intanto a 37 anni, dopo che sono tornato dalla Germania dove ho provato a caricare cocaina, tante altre cose terribili, cosa avviene? C'era la guerra, invece di andare Slavonski Brod, si trova al nord-est della Croazia, lì c'era una fabbrica delle armi dove sempre venivano cannoneggiati perché volevano distruggere quell'ospedale, quella fabbrica che produceva le armi per il nostro esercito. Così giorni e giorni e giorni passavo nell'incantinato perché sempre cannoneggiate. Cosa facevamo? Io e mio marito invece eravamo per strada in macchina a cercare droga. Cioè, per dirvi che avevo perso qualsiasi sentimento, la vita non vale nulla, cioè semplicemente non vali nulla per te stesso. Perché? Perché non conosci quello che Dio ti ha amato, cioè che Dio ti ama e che per te ha dato la tua vita, cerchi i valori e così via. Cioè, allora la Madonna di Medjugorje era quella a quale mi ha dedicato, consacrato mia nonna. Allora devo ricordarmi un attimo, dopo la guerra nel 99 avviene un altro male. Mia madre si è impiccata, si è suicidata perché lei non era credente, era la persona che non era nemmeno consapevole del suo valore dinanzi a Dio. Noi abbiamo il valore se siamo più inutili, Dio ci ama, non dobbiamo fare nulla, non dobbiamo meritare nulla, non dobbiamo essere particolari né intelligenti, Dio ci ama e basta. Lei non lo sapeva, lei è diventata cieca dal diabete e non poteva accettare quella croce perché era la persona che unico valore vedeva nel lavoro, nel lavorare, fare, operare, e quando doveva fermarsi perché non vedeva nulla, lei questo non poteva accettare e ha fatto quello che ha fatto. È normale, questo per me era troppo terribile, cioè io ho continuato a drogarmi, anzi mi drogavo ancora di più. In una notte io ho preso troppa cocaina, ero
già in overdose e non avevo più soldi, cosa fare? Il padre dormiva, non so dove prendere i soldi. Potete immaginare, ho preso un ritratto fatto da mia madre, che era proprio l'immagine della Madonna, che rappresentata proprio la Madonna con la nuvola sotto. Io sono andata lì a vendere questo per procurarmi la droga. E qui vediamo come Dio può cambiare ogni bene nel male. Io so che la Madonna non è arrabbiata, anzi lei mi ama ancora di più. E io lì ho preso un'altra droga, cado in overdroga, cuore quasi scoppiato. E io lì mi sono coricata nella vasca e mi sono tagliato le vene perché non volevo più vivere. Invece ho dimenticato dire che prima di questo mia nonna era morta già da qualche mese, e io sono stato nella casa di mia nonna e lì trovavo la croce. Poi c'era una scritta: in questa casa non si bestemmia, perché tu devi offendere quello che io rispetto. E terza e quarta immagine proprio grandi, cuore di Gesù, Immacolato Cuore di Maria. E io mi drogavo proprio lì, ma ormai ero stufa di tutto. E lì ho supplicato, ho guardato Gesù e ho detto: se ci sei, se esisti, o fammi vivere o fammi morire. Era proprio una supplica, perché io non andavo in chiesa, non credevo, ma qualcosa in quella casa mi attirava. Io andavo lì anche quando è morta la nonna, io passavo lì ore e ore, leggevo i suoi libri, la Bibbia, ma non comprendevo nulla, ma ho supplicato quello. E 3 mesi dopo io vedo quella immagine e mi trovo nella vasca con le vene tagliate. Mi viene in mente il mio padre, che è proprio pane di una persona buonissima, buonaccione. E io mi sono chiesto: ma cosa gli è capitato a mio padre? Ha trovato morta mia madre, adesso trova me morta qui. Ero dispiaciuta. E guardate, Dio prende un piccolo gesto di amore e cambia tutto nel bene. E finisco nella psichiatria, che è anche normale. E cosa avviene? Lì nella psichiatria e viene un uomo, e io così piena di pillole, calmanti, cioè substrati al posto della droga, e non so nemmeno cosa mi davano. Ancora viene un uomo e mi dice, e io lì in sedia a rotelle, in carrozzina, mi chiede: ma chi sei tu? Perché tu non ti perdoni, quando Gesù Cristo, l'amore e misericordia, e già ti ha perdonato. Ho detto, ma questo è fuori di testa. Ma questa frase mi è colpito nel cuore, che io non potevo funzionare sempre con la domanda: ma perché tu non puoi perdonarti quando Gesù, amore e misericordia, ti ha già perdonato? Qualche giorno passati e io vedo quell'uomo e chiedo: ma perché mi stai dicendo queste cose? Io non ti conosco. E lui mi dice: io ero paziente lì, avevo PTSP, ero lì, ho picchiato la moglie, i figli, e ogni tanto mi mandavano in psichiatria. Lì sono stato come paziente per 8 anni, e un giorno viene un capo, a Zagabria c'è una messa, viene James Magnacl, un carismatico, ma a me non interessava nella messa, nella preghiera, nella chiesa, ma lui insisteva, lui diceva: ma dai, lui mi ha salvato la vita, andiamo a sentirlo. E alla fine loro sono andati a Zagabria. Cosa viene la messa? Il sacerdote invoca lo Spirito Santo, e quell'uomo dice: quando mi sono alzato, tutto il mondo si è girato attorno a me, ho visto tutti i peccati, sono andato a casa, mi sono inginocchiato dinanzi alla moglie, vicini di casa, ho chiesto perdono a tutti, e vengo in psichiatria dove ero da solo. Come ha detto il cardinale, quando l'uomo prova Dio, quando viene salvato, ha bisogno di salvare, aiutare gli altri. Poi dice: io ti ho visto e dovevo dirti questo, perché io vado a messa
La chiesa, cioè la storia è continuata. Chiese, da dove sei tu? Chi sono tua madre e tuo padre? Io dico Barisic, ma qualcosa a te, questi dei tuoi parenti sono queste due persone? Sì, mia nonna e mio nonno. E quest'uomo si mette a piangere, piange come un bambino. Ma cosa ho detto? La tua nonna, quella che ha pregato per me, mi ha salvato la vita, cioè Gesù ha salvato la vita, ma per mezzo di lei Gesù mi ha salvato, perché mio nonno era macellaio e mia nonna faceva delle zuppe, portava ai vicini di casa, e vicini di casa erano i genitori di quest'uomo.